Ciao ragazzi, è la terza volta che provo a registrare questo video. Speriamo che questa sia la volta buona perché io devo andare al lavoro. Allora, intanto volevo farvi vedere l'haul per la ventesima volta di Primark o H&M. Questo è Primark e NYX. Stavo facendovi vedere la parte finale della NYX, però niente, mi si è cancellato il video. Molto bene. Quindi parto subito dalla NYX, così almeno visto che ho già la mano colorata. Poi vi faccio vedere i vestiti, mi vado prima a tirarvi i colori. Allora, partendo da in fondo, questo qua è il mini rossetto che vi danno in omaggio se fate una spesa di 20 euro. È il Soft Matte Lip Cream nella colorazione, non lo dice, c'è scritto però 05. Comunque è questo qua, è bellissimo. Partendo poi da qui, questa qua a 6,90 euro è la nuova matita della NYX, quelli color pastello, la Fox White, la numero 03, è questo rosellino qua pastello. Era quella che mi piaceva di più, ci sono un sacco di colori belli, però questa era quella che mi ispirava di più per me, nel senso che come sapete io faccio la linea di eyeliner nera e poi ci metto sempre sopra un po' di colore. E questa qua, non lo so, era quella che più forse mi si addiceva. Poi a partire da qua è il Jumbo in offerta a 3,90 euro, il numero 610, ed è questo lilla qua. Pensavo di usarlo come base per poi metterci sopra un ombretto magari un po' sul rosa. Vedete però che bello che è. Poi ho comprato in offerta questo eyeliner con i brillantini glitterato, non ve lo faccio vedere perché comunque non si vede niente. È semplicemente quello trasparente con i glitter verdi in offerta a 2,90. Io di solito, dovete shakerarlo veramente bene, lo uso facendo o un eyeliner grosso in nera, ne Madonna, un eyeliner grosso nero, una riga, e poi ci metto sopra proprio i glitter. Oppure magari lo metto proprio nella parte centrale dell'occhio sopra l'ombretto. Questa parte qua invece, che è simile al rossetto, è il matitone che c'era nella cassa, l'ho preso a caso, cioè io ho visto questo colore qua, è pieno di brillantini e l'ho preso a caso. È il Full Trotter Shadow Stick che costa 3,85 euro. Semplicemente è fatto così. Ed è questo colore qua, cioè è una bomba praticamente, è una bomba. Poi vi stavo dicendo che per 9,90 euro ho preso la Cosmic Metals Palette. Eyeshadow sono 6 colori a 9,90 appunto, se riesco ad aprirla. Ok. Sono la fine del mondo, ve ne faccio vedere uno per dirvi questo colore qua. Adesso non ne prendo tantissimo, però veramente se voi ci andate giù pesantemente, cioè questo è l'effetto. Poi vabbè, io non ho la luce quindi non si vede moltissimo, però nello swatch in negozio se voi andate giù pesantemente fanno veramente veramente la loro figura. Poi per 9,90 euro di 6 colori, voglio dire, pensando che le palette dell'Essence costano 5 euro, con 4 euro in più ci può stare, però vedete è andato via, me lo sono spalmato sulla mano, però questo colore qua mi piaceva un sacco. Dopodiché ho preso questi ombretti perché c'era l'offerta degli ombretti. I tre ombretti Prismatics li ho pagati 9,90 e uno singolo l'ho pagato 2,90 euro. Allora iniziamo con quello da 2,90, lo J'adore. Allora, siccome prima ho avuto problemi nell'aprire i trucchi, non vorrei aver problemi un'altra volta perché loro li sigillano, però non pensano alle rimbambite come me che hanno problemi nell'aprire. Allora, questo qui è J'adore, se riesco ad aprirlo, ok, perché in negozio ovviamente non c'era. Dovrebbero farmi una scuola apposta per come aprire i trucchi, io penso. Perché veramente? Ma come cavolo si aprono? C'è questo fantastico fiocchettino, lo vedete? Ma no, secondo me sono finti allora. Secondo me sì, dai, sono finti, non è possibile. Oddio,
Vabbè, era semplicissimo. Però per me nulla è semplice. Ok. Ed è questo fantastico color un po' perlato. Mi dispiace perché non si vede niente. Vedete? È simile a questo qui. Forse magari così vi posso aiutare un po'. Comunque merita. 2,90. Poi delle tre ombretti a 9,90 ho preso. Userò i denti perché userò i denti, è bella finita. Si chiama Doll Face numero 17. È questo colore qui. Cioè, non so se rendo l'idea, ragazze. Quando l'ho visto non sapevo se comprarlo o non comprarlo. Quando poi l'ho provato ho detto ok. Si vede male, sulla mia mano non si vede veramente male, però voi l'avete visto, vero? Sul dito? Cioè, tanta roba. Tanta roba. Poi ho preso, poi magari cerco di applicarmi per fare magari un trucco, qualcosa con questi ombretti qua. Sapete che io quando mi trucco uso lo stesso trucco per una settimana, cioè scelgo dei prodotti, di solito due prodotti. E vado avanti per tutta la settimana in modo così da usare a testa un po' tutto. Quindi magari potrei adoperarmi. Questo qua non mi si vede il colore, si chiama rose e qualcosa. Niente, non riesco a farvi vedere il colore per il semplice fatto che c'era proprio l'antitaccheggio sopra ed è rimasto incollato. Peccato. Comunque, li hanno fatti carini, vedete, con questo fiocchettino qua. È questo colore. Vediamo un po', lo prendo con il mignolo. Cioè, non so se potete vedere, sono veramente. Guardate che roba. È questo qua in fondo. È un marrone con i riflessi rosati, bronzo. Guardate. Sono la fine del mondo questi ombretti qua. Io ve li straconsiglio perché appunto sono in offerta. Quindi andate, prendeteli, fate razzia completamente. Io ho preso il Duochrome Voodoo. Questo qua è un Duochrome. Voi lo vedete così, però vedete che ha già dei riflessi diversi. Dopo, quando lo prendete, vi è un verdone scuro, quasi marrone. Invece poi lo mettete sulla mano ed è questa roba potente. Cioè, con una passata vi siete fatti un super occhio. Io gli ombretti della NYX non li ho mai presi. Questa qua è la prima volta che comunque, cioè, non so se rendo l'idea. Guardate che roba questo Duochrome. È la prima volta che li prendo, cioè. Però dalla pigmentazione mi sembrano veramente validi. Mi vado a lavare e vi faccio vedere i vestiti.